La magistratura contabile esclude che il rapporto fiduciario, pur esistente tra gli organi di governo e gli uffici di staff, possa legittimare un rapporto di volontariato. Gli staff letteralmente svolgono attività che presuppongono maneggio di informazioni e mezzi propri dell'ente locale sotto la diretta direzione degli organi di governo. Appare del tutto evidente che nessuno possa maneggiare strumentazioni, dotazioni e informazioni di una pubblica amministrazione in assenza di un titolo legittimo. La fiduciarietà dei rapporti tra organi politici e staff, insomma, non può far sì che il rapporto amicale ed informale consenta a un estraneo all'ente di svolgere al suo interno delle attività, al di là del rispetto delle regole basilari di gestione della cosa pubblica. Allora, siccome l'adozione dei criteri spetta al Consiglio Comunale, noi, visto anche l'avvicinarsi di elezioni politiche e di un momento delicato, come lo sono sempre le elezioni politiche per un comune, e siccome siamo stati già fautori anche di altre iniziative su questo argomento, chiediamo e pretendiamo, questa volta lo pretendiamo, perché la segnalazione le faremo anche agli enti e agli organi preposti, che questo comune, come è giusto che sia, con le proprie figure di riferimento che sono la Presidente del Consiglio e soprattutto la Segretaria Comunale, assumono immediatamente o facciano assumere alla Giunta questi tipi di principi che sono a tutela di ognuno di noi, di chiunque qua dentro operi, sia ben chiaro, perché noi lo riteniamo fondamentale e basilare perché un ente svolga correttamente il proprio ruolo. Grazie consigliere Mascarin, do la parola al sindaco per la risposta. Allora, con la mozione presentata, i consiglieri Mascarin e Coleanò chiedono che il Consiglio Comunale si esprima sull'assunzione di responsabilità correlata al parere. Nel testo, per evidente errore, si parla di sentenza, credo ci sia stato un errore, assunto dalla Corte dei Conti con deliberazione numero 155 del 2014, quindi la Corte dei Conti ha dato un parere e non ha espresso una sentenza. Risulta evidente che l'estrapolazione solo di una parte del parere suddetto, fatta nella mozione, non chiarisce in alcun modo il contesto, i fatti, i presupposti della delibera della Corte dei Conti. In ogni caso, il decreto 90, entrato in vigore il 25 giugno del 2014, all'articolo 6, prevede anche la possibilità di incarichi e collaborazioni a soggetti vari consentiti esclusivamente a titolo gratuito per la durata non superiore a un anno. Stante tale normativa successiva al parere della Corte dei Conti citato, è evidente che non esiste alcuna correlazione o responsabilità che possa essere oggetto di valutazione come richiesto dalla proposta di mozione presentata. Ma qui il principio è un altro, che noi qui stasera votiamo un criterio ben preciso e che è reale, e a che lei ne parli, le porterò anche l'ulteriore controrisposta, perché l'abbiamo chiesta anche ad alcuni enti ovviamente di controllo, che in un comune nessuna figura, cito, perché c'è anche questione di privacy e molte altre cose se ci andiamo dietro, nelle leggi che impediscono quello che io sto intendendo. Quindi non c'è solo la sentenza della Corte dei Conti, nessuna persona che non ha un ruolo ben definito, perché allora lei deve trovare il coraggio di farlo quell'incarico di cui lui ha citato, se lo vuol fare, e se no, se non c'è alcun incarico, se non c'è niente, questi criteri sono fondamentali per un rispetto della democrazia, che a lei piaccia o meno, chiaro? Questo è quello che noi stasera abbiamo portato in questa sede. Perché le leggi e le regole devono valere per tutti e devono essere rispettate, perché se no diventa troppo comodo. Grazie consigliere Mascarin, ha chiesto la parola il consigliere Barro.
Facendo un po' di sintesi, mi sembra che qua il problema sia dal punto di vista etico. A me personalmente non interessa né il parere né l'altro parere delle varie sentenze. Il problema fondamentale è capire se è giusto o meno che persone estranee possono avere accesso ad atti o entrare negli uffici pubblici. Io porto semplicemente l'esempio nel mio mondo del lavoro. Quando tu entri in un cantiere non può entrare nessun estraneo, nessuno può avere accesso agli atti, né ai progetti, né niente. Mi sembra che dal punto di vista etico, al di là del parere della norma, sia una della norma di come cavolo è quella lì, al di là del parere della sentenza, anche se non è una sentenza, questa sia una norma di comportamento da tenere. E l'ente pubblico dovrebbe, per me, adeguarsi a questo. E quindi io sono favorevole a questo. Chi è favorevole alla mozione, alzi la mano. Cioè, chi concorda con la mozione, chi è favorevole alla mozione, alzi la mano. Dieci, se non ho contato male. 10 favorevoli. Chi è contrario, alzi la mano. Otto i contrari. Chi si astiene? Nessuno. 18. Allora, la proposta di mozione è approvata.